Si rinnova l'appuntamento con il lungomare liberato che domani, come da tradizione, si riempirà di maschere. La grande isola pedonale rimarrà infatti aperta dalle 10 alle 18 per celebrare il carnevale. La manifestazione prevede, come sempre, su Piazza Nettuno, lato mare, gazebo con prodotti artigianali e artistici realizzati dai cosiddetti operatori dell'ingegno per un'esposizione a cura dell'assessorato alle attività produttive. Sulla stessa piazza, ma dalla parte opposta, momenti di intrattenimento offerti dall'autobox dell'assessorato alla cultura dalle 10 del mattino alle 13.30. Torna infatti l'appuntamento con la FITA, Federazione Italiana Teatro Amatori, con un nuovo reading studiato per l'occasione. Gli attori leggeranno infatti alcuni brani drammatizzati tratti dagli scritti del folclorista Serafino Amabile Guastella, che studiò le tradizioni popolari carnevalesche. All'interno della bus biblioteca funzionerà poi, come sempre, il libro scambio per promuovere la lettura.